Jonathan Polignani, agronomo della Marchesi Mazzei, azienda che consta di 117 ettari di vigneto, suddivisi in 5 areali ben precisi, caratterizzati da soli, altimetrie, esposizioni e scelte clonali completamente diverse. Le scelte clonali sono un progetto di ricerca interna all'azienda, volto a selezionare i migliori cloni di Sangiovese per i 5 areali di produzione. La zonazione viticola aziendale ci ha permesso di fare una suddivisione fine delle 5 aree, ottenendo 120 parcelle da una superficie di circa un ettaro, dalle quali le uve raccolte manualmente vengono selezionate e tenute separate fino all'arrivo in cantina. Sono Luca Biffi, l'enologo della Marchesi Mazzei. Questa è la nostra nuova cantina di Fonte Rotoli, costruita sotto il borgo medievale. In questo piazzale arrivano le uve raccolte nei nostri vigneti, vengono pesate e separate a seconda della varietà e della qualità. Utilizziamo un tavolo di cerimita vibrante per selezionare i grappoli difettati. A questo punto le uve diraspate e pigiate scendono per gravità attraverso uno scivolo e quindi senza l'utilizzo di pompe nei serbatoi sottostanti per effettuare la fermentazione alcolica. Questa è la nostra area di vinificazione. Abbiamo 74 pini troncoconici da 100 ettolitri termocondizionati. Riusciamo a vinificare durante la vendemmia dalle 100 alle 130 parcelle separatamente, a seconda della qualità e della varietà dell'uva che abbiamo raccolto in campagna. Durante la macerazione, che è una durata dai 13 ai 20 giorni, effettuiamo dalle 0 alle 6 folature al giorno con dei pistoni automatici che lavorano ad aria compressa. È molto importante la temperatura di fermentazione per i lieviti, che varia dai 25 ai 28 gradi centigradi. Alla fine della macerazione separiamo le vinacce dal vino ottenuto. Questa fase è molto importante perché inizia la fase di affinamento del vino in barrique, per una durata dai 6 ai 18 mesi, a seconda della tipologia delle barrique che utilizziamo e del vino che vogliamo ottenere. Durante tutto il processo produttivo effettuiamo la degustazione dei vini ottenuti. Questo per noi è molto importante perché ci permette di effettuare i tagli tra i singoli vini che dopo pochi mesi di bottiglia vengono commercializzati. Per il castello di Fonte Rutoli selezioniamo mediamente 45 parcelle di Sangiovese provenienti dai 5 differenti terroir dove sono coltivati i cloni di nuova generazione e le nostre selezioni massali. Per ogni annata la scelta viene fatta degustando mensilmente più di 120 vini affinati tutti separatamente in barrique. Questo super Chianti classico di grande personalità è quindi figlio dell'estrema selezione del territorio, della ricerca clonale e massale del Sangiovese e dell'attenzione che poniamo in tutte le fasi del processo di vinificazione ed affinamento. Tutto questo progetto è stato possibile grazie alla nuova cantina di Fonte Rutoli, operativa dalla vendemmia 2006.